I numeri sono in crescita soprattutto per quanto riguarda i minori. Solo nei primi 6 mesi del 2021 parliamo di circa complessivamente 7.900 persone, di cui quasi il 60% è costituito di minori. Tante le persone scomparse in Italia, alcune vengono ritrovate in poche ore, altre con ricerche approfondite, altre ancora svaniscono nel nulla. A Ferrara la prefettura ha aggiornato il piano provinciale per la ricerca degli scomparsi e ora la testata con una simulazione durata 3 giorni, oltre 100 le persone sul campo. L'ipotesi era quella della scomparsa di una persona anziana con problemi di demenza senile ed è stato il momento, l'occasione per dare, come dire, vita ma anche per testare l'efficacia dei flussi informativi e sul territorio del coordinamento di tutte le forze in campo. Nel Ferrarese ci sono state 51 denunce di scomparsa nel 2019, 38 lo scorso anno. Di costoro solo 7 persone mancano all'appello, tra cui 5 minori stranieri non accompagnati che potrebbero aver lasciato l'Italia, fondamentali nelle ricerche le prime ore. Chiunque può denunciare, però lo deve fare immediatamente. E dico di più, la denuncia deve essere completa.